Una serata per parlare di prevenzione, ma non solo. Dopo aver illuminato la Fontana Luminosa di Rosa in ottobre, mese della prevenzione del cancro al seno, la Lilt provinciale ha voluto donare agli aquilani un momento di allegria con la banda musicale dell'Aterno, ma anche di riflessione per tutti coloro che hanno voluto essere presenti con il fiocco rosa nell'auditorium di Renzo Piano. Veramente chiediamo a tutte le ragazze giovani di venire a fare una visita nei nostri ambulatori, perché questo tumore purtroppo si sta sviluppando. Alle ragazze non hanno la noi ormai abbiamo già dato, che siamo un pochino più adulte, ma diciamo alle ragazze, alle giovani, venite, approfittate di questi ambulatori. Noi siamo ad Aquila, in Viale della Croce Rossa, dove si effettuano visite senologiche, ginecologiche con una bravissima dottoressa. Si dice sempre che prevenire è meglio che curare. Nel caso del cancro al seno, come del resto per tutti i tumori, è sempre così. Bisogna visitarsi, vincere a volte la vergogna, sapendo che in caso di malattia una prevenzione adeguata permette di guarire. Purtroppo i tumori si stanno manifestando in età sempre più precoci. Questo ci induce a consigliare alle persone di avvicinarsi alla prevenzione in età più precoce possibile. Se in famiglia c'è stato un caso di tumore, sarebbe il caso di iniziare una visita già a 25 anni. In ogni caso, diciamo dai 35 anni in poi, sarebbe una buona norma rivolgersi al proprio medico curante per essere poi indirizzati allo specialista senologo e allo specialista ginecologo. La prevenzione ginecologica è anch'essa fondamentale. Sin da adolescenti bisognerebbe visitarsi e soprattutto ora per il papillomavirus c'è un vaccino che intorno agli 11 anni andrebbe fatto sia per i ragazzi che per le ragazze. Oltre poi alla prevenzione primaria con il vaccino, possiamo effettuare la prevenzione secondaria con l'effettuazione del PAP test oppure dell'HPV test. Le normative abruzzesi prevedono l'effettuazione ogni 3 anni del PAP test se negativo e ogni 5 dell'HPV test se negativo.